Ne abbiamo già parlato di questo spettacolo, lo facemmo con entusiasmo perché è una vera, grande, grandissima novità e poi ci scalda l'anima perché le caratteristiche di questo spettacolo sono straordinarie. Ne parliamo con un testimonial altrettanto straordinario. Lorella Cuccarini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. È un grande piacere, posso darti del tu? Assolutamente devi, allora, sono già partita così. Quindi. Molto bene. È un grande piacere averti in assoluto, ma ancor più per la circostanza. Noi con Giuditta e Francesco ne parlammo proprio dello spettacolo quando ancora doveva andare in scena. Adesso fallo tu, che hai una voce più importante della nostra. Ma guarda, io sono molto felice di essere in qualche modo un po' madrina, no? Di Francesco e Giuditta, perché l'anno scorso quando li abbiamo invitati a Domenica Ina e gli abbiamo dato un bello spazio, così io avevo intuito che dietro questo spettacolo ci fosse una grande potenza, un messaggio soprattutto, sì, molto potente, perché insomma si parla spesso, no, di abbattimento delle barriere, in qualche modo come dire, di trovare dei fenomeni che siano anche fenomeni di aggregazione, no? Certo. E questo spettacolo lo è sicuramente, perché intanto perché è uno spettacolo comico, perché è uno spettacolo in cui si gioca su quelli che sono i vizi e i pregi degli udenti e dei non udenti, quindi è uno spettacolo che unisce persone, appunto udenti e sorde nello stesso spettacolo, per cui si ride anche di tutte quelle che possono essere le caratteristiche, no? Le cose buffe, certo, o i pregi dell'uno o dell'altra, e poi io personalmente ho scoperto la meraviglia della lingua dei segni, mm-hmm, cioè non avevo mai approfondito molto, devo dire, fino all'anno scorso, poi quando ho conosciuto Francesco, a parte l'onore insomma di avere anch'io adesso un nome, no? Una gestualità che poi è una parte di una coreografia di un mio balletto, sì, ho scoperto che i nomi spesso vengono attribuiti a delle caratteristiche, no? Di ogni persona, certo, però forse perché vengo dal mondo della danza, mm-hmm, trovo che sia anche proprio un linguaggio del corpo di grande eleganza, di grande comunicativa, di grande impatto. E quindi insomma abbiamo fatto questa conferenza stampa ieri mattina in Rai, perché poi la Rai ha patrocinato appunto questo spettacolo che ci sarà tutte le domeniche al Teatro Colosseo qui a Roma, e sarà una sitcom live, cioè ogni settimana Francesco e Giuditta lavoreranno per costruire uno spettacolo che sia sempre nuovo, perché si basa naturalmente sui fatti dell'attualità della settimana stessa. Certo, allora io voglio ricordare nelle persone di Giuditta Cambieri e di Francesco D'Amico che lei è un soggetto udente, mentre lui è nato sordo. Sì. Noi ne abbiamo parlato con loro, abbiamo giocato moltissimo anche su quelle che poi sono gli effetti di questa pièce, che si rinnova indipendentemente dall'attualità che la caratterizzerà, ma si rinnova proprio perché il pubblico è partecipe a tutto ciò in maniera integrata, come forse in teatro non mai, nel senso che la gestualità è un linguaggio a tutt'oggi sconosciuto, ma per esempio quando io ci giocavo con Giuditta, quando io vedo parlare due soggetti non udenti, no, fanno un casino della Madonna, nel senso che e questo mi diverte moltissimo, per esempio, no? Ma poi anche per esempio all'interno di uno spettacolo è molto divertente vedere anche le tempistiche diverse, perché essendo un pubblico sempre misto, e questo io trovo che sia una cosa meravigliosa, certo, non sempre le risate o gli applausi arrivano, no, contemporaneamente, perché, certo, c'è magari la parte del pubblico che ne so, che viene più attratta dalla battuta di parola, e quello invece che viene attratto più dalla battuta che è fatta dal movimento, no? Infatti. E quindi questo mix io lo trovo veramente affascinante e straordinario. Certo, allora siamo a ricordarvi che tutte le domeniche al Teatro Nuovo Colosseo di Roma, che è in via Capodafrica 5, la zona è quella del Colosseo, ogni domenica, ripeto, alle 21, voi potrete godere di qualcosa di veramente nuovo, ma veramente nuovo, ancorché dare proprio la cifra di dignità e di prestigio che questi attori meritano nella loro diversa comicità. Lorella, è stato un piacere, sai perché? Grazie a voi! Ma sai perché? Perché tu, oltre che essere una bellissima donna, sei una gran donna per quello che fai e per ciò che ti spendi. Noi ti seguiamo sempre e aver parlato con te stamattina ci ha fatto un piacere enorme. Ti ringrazio, ma lo faccio veramente con grande, grande entusiasmo. Andiamo sul teatro, grazie, buona giornata. A te, Lorella Cuccarini.
Radio Yes,